Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Vision del nostro talk show settimanale di approfondimento. Oggi vi proponiamo una puntata davvero straordinaria perché ci siamo trasferiti a Colle Valenza presso il Santuario dell'Amore Misericordioso fondato da Madre Speranza. Ma chi è Madre Speranza e perché ha voluto così fortemente che venisse costruito questo incredibile posto? Di questo e di molto altro parleremo dopo una brevissima pausa pubblicitaria, quindi a tra poco, non mancate, vi aspetto. Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa puntata speciale di Cult Vision, perché oggi ci siamo trasferiti a Colle Valenza presso il Santuario dell'Amore Misericordioso, fondato da Madre Speranza. Ma chi era Madre Speranza e perché ha voluto così fortemente che venisse costruito questo santuario? Con noi oggi abbiamo la direttrice della rivista, la dottoressa Marina Berardi, della rivista L'Amore Misericordioso, che ci racconterà una storia veramente incredibile. Davvero mi sono emozionatissima. Quindi, insomma, chi era Madre Speranza, dottoressa? Madre Speranza era, se la dovessi definire con una parola, colei che si è lasciata usare da Dio per testimoniare questo messaggio che le ha affidato, che le ha consegnato. Una donna che viene da una realtà semplice, dal sud della Spagna, Santomé, un paesino molto piccolo e anche molto povero. Anche lei, la prima di 9 figli, nata in una baracca, che non riesce neanche per la povertà ad andare a scuola, quindi che viene affidata al parroco e lì, grazie alle sorelle di lui, impara a leggere e scrivere, quindi, e lì impara anche ad amare i sacerdoti, ad amare Gesù, tanto da arrivare all'età di 21 anni a desiderare di consacrarsi al Signore. Quindi una bambina, si chiamava Maria Josefa da bambina, e poi cresciuta da giovane con questo grande ideale, e era un ideale di santità, tanto che quando sceglie di farsi religiosa dice a sua mamma che sarebbe voluta partire il giorno di Santa Teresa d'Avila, perché voleva diventare una grande santa come lei. Quindi sceglie il 15 ottobre del 1914 e la mamma le dice: figlia, aspetta, perché era a letto malata. E lei le ripete: vorrei partire proprio domani, che è il 15 ottobre, perché voglio diventare una grande santa come lei. E le risponde la mamma: figlia, vai, e se muoio prega per me. Quindi parte con questo grande anelito che poi realizzerà, perché per arrivare alla fine della sua storia, della sua vita, Madre Speranza è beata nel 2014. Allora, la vita di Madre Speranza la possiamo suddividere in 3 periodi, no? In quello spagnolo, in quello romano e in quello tuderte. Quindi veniamo a quello romano. Quando arriva a Roma? Arriva nel maggio del 1936, aveva fondato le Ancelle dell'Amore Misericordioso a Madrid nel 1930 e arriva, perché così le dice Gesù,
le dice Gesù, vuol dire che lei aveva dei doni straordinari, come per delle estasi, e le dice di partire, anche perché a Roma dovrà difendere la congregazione presso la Santa Sede, e viene con una benestante, la signorina Pilar de Arratia, che per lei è più di un'amica, è più di una sorella, che poi diventerà ancella, ma in articulo mortis, quindi vengono con un treno di terza classe, perché dice: a me non mi compete la prima, che la signorina Pilar aveva comprato dei biglietti di prima classe. Dice: tu puoi andare perché quello spetta a te, ma io viaggio in te. Come un'umile creatura di Cristo. Sì, ma è proprio una semplicità, no? Di chi si sente davvero uno strumento nelle mani di Dio. Io dico che il pallino fisso della madre, ma non solo nella mente ma nel cuore, era quello di conoscere la volontà di Dio, cosa il Signore volesse per lei, cosa il Signore volesse da lei, e poi compierlo, ma compierlo per il bene dei fratelli, per i più poveri, per i sacerdoti, nelle opere di misericordia corporali, così come si vede anche attraverso questo santuario spirituale. Quindi Roma è la prima comunità in Italia dove poi le viene chiesto di realizzare una casa del pellegrino nel 1949, che avrebbe accolto i pellegrini dell'anno santo del 1950. E così è stato, si è affidata, gliel'hanno fatta a credito questa casa, quindi poi lì nei piani di Dio il Signore le ha messo accanto un imprenditore che è Alfredo di Penta, che poi Gesù dirà lui dovrà essere il primo figlio della nascente congregazione dei figli dell'amore misericordioso, che fonda proprio a Roma nell'agosto, il 15 agosto. C'è una cosa eccezionale questa della congregazione dei figli dell'amore misericordioso, vero? Fondata da una donna, tra l'altro. Sì, infatti quando il Signore gliel'ha detto, era il 24 febbraio del 51, lei dice: ma guarda, prendi un prete, un vescovo, qualcuno che capisca, no? Io ti rovino tutto, no? Lei aveva timore di questo grande progetto. Allora poi, non sono letterali le parole, ma il senso sì. Lei dice: Gesù mi guardava con quello sguardo così umile e così ha vinto la mia esaltata superbia. E allora ho detto: Fiat, cioè Gesù, se è questo che tu vuoi, con il tuo aiuto lo realizzeremo. E quindi parte questa, l'idea viene da lontano, già quando il Signore le detta le Costituzioni nel 1930, così dice lei, me le ha dettate il Signore, le dice: queste sono dei figli, quindi già nel 30, ma tu ora da queste estrapoli quanto riguarda la congregazione femminile, le ancelle. E poi lei aspettava, è stata una gestazione, lei aspettava questa realizzazione di una famiglia dell'amore misericordioso che avesse annunciato al mondo, dico sempre io, che Dio è famiglia. Una delle sue principali, come dire, missioni era quella di salvare i bambini orfani, e ne ha salvati veramente tanti. Sì, in Spagna diciamo che l'opera così privilegiata che c'è stata e che è nata è stata proprio a favore dei bambini che non avevano nulla, e soprattutto l'istruzione di questi bambini, perché dice sennò erano di facile preda per un indottrinamento, no? Che li portava lontano da Gesù, tanto che alcuni di questi bambini, poi anche l'Annunziatura si impegnerà, erano stati fatti diciamo espatriare con la scusa di dare loro una formazione, di dare uno studio, diciamo sottratti un po' alle famiglie povere che li hanno lasciati per il bene dei figli, ma poi hanno cominciato il rimpatrio di questi bambini. La madre ha collaborato tanto con l'Annunziatura in Spagna, questo, per il rimpatrio di questi bambini, e accogliendoli nei collegi, quindi in Spagna è stato, se vogliamo, e è tuttora, no? La missione più fiorente, l'istruzione, l'accoglienza nei collegi non come intendiamo noi residenziali, ma insomma proprio come corsi di studio, che dice lei, Gesù deve essere messo nel cuore fin da piccoli, cioè noi dobbiamo insegnare ai bambini a
parlare con Gesù, a stare con Gesù, a pregare Gesù, e si impara da piccoli. Allora, dopo il periodo spagnolo, poi romano, veniamo a quello Tuderte, perché qui nasce, viene costruita questo meraviglioso santuario dell'amore misericordioso. Quindi innanzitutto, perché si chiama così, quando e perché viene costruito, poi le varie peripezie, perché Madre Speranza è stata ostacolata anche dal diavolo, perché si sa che i mistici vengono ostacolati dal diavolo, perché non vogliono che vengano fatte queste opere, soprattutto che vengano conosciute dagli esseri umani, forse che venga conosciuto l'amore misericordioso di Dio. Beh, la lotta tra il bene e il male, no? C'è sempre, ma qui è legato l'inizio di quest'opera a una data di diario della madre, il 14 maggio del 1949. Si trova a Roma, sta costruendo la casa per accogliere i pellegrini e dice lei, Gesù, che non si accontenta di cose facili e che chiede sempre qualcosa di più, le dice. Lei lo annota sul diario. Tu, aiutata da me, anni più tardi, con maggiori angustie, sofferenze, sacrifici, tribolazioni, realizzerai un magnifico laboratorio di maglieria, un grande santuario, la casa del pellegrino, la casa delle suore, la casa dei padri. E questo è l'annuncio, non sapeva ancora dove fosse questa cosa, sapeva solo che doveva realizzarlo. Arriva un giorno, poi il Signore le chiede, le dice, lì a Colle Valenza, dove c'è un roccolo, e un roccolo è un tipo di caccia, mettevano delle reti tra gli alberi, delle gabbie con degli uccelli dentro, il cinguettio ne attirava altri, così si impigliavano nella rete e i cacciatori cacciavano. Allora Gesù le dice, io quel roccolo di uccelli a Colle Valenza lo vorrei trasformare in un roccolo di anime, dove tu sei un flauto, dove chi è attorno a te è un flauto, per annunciare proprio la melodia dell'amore e della misericordia. E allora io sarò il richiamo, tanto che il frontale della basilica di questa chiesa è proprio la rete dei cacciatori. Al centro c'è un Gesù colorato che è il nuovo richiamo, e quelli che arrivano, anche voi, siete quelli che ci siete un po' caduti dentro, e anche chi, no, ci ascolta e vorrà venire, perché qui, dice lei, li aspetta un Dio che è padre, e nell'affacciarsi proprio sul sagrato di questa chiesa c'è una grande piazza, è una grande piazza che è fatta in questo modo, a forma di abbraccio, no? La madre diceva, qui il pellegrino che arriva deve sentirsi accolto, aspettato, abbracciato, amato, quindi tanti vengono a cercare consolazione dalle ferite del corpo, consolazione dalle ferite dell'anima. Quindi il progetto di questo luogo è per dire al mondo che Dio è un padre buono, dice lei, è una tenera madre, che Dio è un padre che perdona, che dimentica, non tiene in conto, che Dio non è un giudice severo che sta lì pronto a castigare, ma lui è un padre pieno di bontà che ci viene dietro come un cenciaiolo, come un stracciventolo, a cercare questi due stracci vecchi che abbiamo da dargli. Eppure dice che ci cerca con amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di noi. Credo che questo è il messaggio più grande. Tutti abbiamo bisogno d'amore. Thank you.
Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa seconda parte. Oggi abbiamo una puntata speciale perché siamo in trasferta con le Valenza presso il Santuario dell'Amore Misericordioso e stiamo raccontando questa incredibile storia di Madre Speranza e di questo santuario. E in questa parte, in questa seconda parte, intervisteremo Pietro Jacopini, colui che ha vissuto quasi 35 anni con la madre e che ci racconterà dei fatti davvero straordinari, dei fatti incredibili. Qui ci troviamo di fronte al pozzo, al famoso pozzo. Quindi Pietro, come comincia la storia del pozzo? La storia del pozzo è veramente interessante. Qui un giorno si trovava Madre Speranza. Già lei lo sapeva in anticipo che doveva fare sto pozzo. E qui c'erano tre piante e la madre sapeva dal Signore che dopo la terza quercia avrebbe trovato dell'acqua. E il Signore gli ha promesso: tutti quelli che berranno quest'acqua con fede e con amore, io ti prometto che farò tante grazie, sia spirituali che materiali. Allora Madre Speranza all'inizio ha chiamato un fratello, un religioso, e gli ha fatto fare un pozzo con una trivella a mano, fino a 7-8 metri, e non c'era niente. Poi è intervenuto Salice, era l'impresario che stava qui a fare questi lavori. L'ha chiamato e Salice ha detto: ma qui bisogna fare un pozzo romano. E ecco qui il pozzo romano che noi vediamo, è arrivato fino a 24 metri questo pozzo romano. E io una volta mi ci sono fatto anche il bagno, perché che cosa era successo? Che quando hanno trovato l'acqua, io che sentivo Madre Speranza in estasi tante volte, centinaia di volte, quando ho saputo che ha trovato l'acqua, dico: il primo bagno me lo voglio fare io. E io ero un po' il capo qui dei ragazzi, ho chiamato 3-4 ragazzi, mi sono fatto mettere nel secchio dei muratori che faceva il pozzo romano e mi hanno calato giù in fondo. Arrivato in fondo ho trovato l'acqua, ma poi questo bidone si è riempito d'acqua e fango. Io a 24 metri non vedevo niente, già era all'imbrunire verso le 7:30, le 8 della sera. E allora sono rimasto laggiù che questi ragazzi da sopra dice: Pietro, il giro dello spago è finito, è rimasto solo un giro. Dice: qui dopo la corda casca sopra. Dico: per carità, non mi fate cadere la corda sulla testa, perché mi fa male, ormai sto a questa profondità. Dice: ma allora come facciamo? Dico: chiamate un po' Sornives, qui c'era una suora che faceva l'orto qui vicino, la vanno a chiamare. Sta Sornives, quando ha visto che io stavo giù sotto con lo spago quasi finito, si è messa a gridare: ma Pietro, che combini? Tu mandi la Madre Speranza in carcere, perché adesso se ti succede qualche disgrazia. Dico: ma senta Sornive, se non mi strillare, cercate di tirarmi su, chiama qualche altro, non mi fate cadere la corda, perché il secchio è pieno d'acqua e di fanghiglia. E alla fine questi qui si sono impegnati un po', piano piano mi hanno tirato sopra, erano tutto sporco di fango tutto. E Sornive si dice: no, fortuna, ringrazio il Signore. Ma qui si stava per sganciare la corda, cascava sotto, dopo dovevamo chiamare i pompieri. Quindi comunque quest'acqua non si trovava inizialmente. Quindi io ci ho fatto questo bagno, per modo di dire, ma non era la vena quella vera, perché la madre diceva che doveva essere una vena molto grande. E allora dopo hanno deciso, sono andato a Perugia, alla città della Domenica, c'era una ditta di Detogni, di Isola della Scala. Allora hanno chiamato questa ditta, perché questa, hanno detto, questa è una vena d'acqua, ma è piccola, no? Invece la madre parlava di un fiume sotterraneo, di tanta acqua, perché il Signore mi ha detto: devi alimentare 10 piscine, che il Signore metto che qui a fianco devo fare 10 piscine, i 10 comandamenti, e fuori all'aperto devo fare 7 fontane, 7 sacramenti. E allora hanno agganciato questa ditta, ma anche questi... Perché quest'acqua deve guarire le persone malate. Sì. Adesso che cosa è successo? Che la madre quindi a questa ditta gli ha dato l'incarico di fare il pozzo come si deve, bisognava andare forse più a profondo. Però la ditta diceva: qui
l'acqua e la terra è tutta argilla, qui è una collina d'argilla, qui Mare Speranza ha spento un sacco di soldi e non trova niente. E la mamma dice, ma anche altre ditte me l'hanno detto, però il mio ingegnere, ma l'ingegnere di Mare Speranza era nostro signore, diceva, il mio ingegnere non sbaglia niente, perché lui qui, quando ho dovuto fare il pozzo, che tutti mi dicevano che l'acqua non c'era, queste ditte varie che abbiamo chiamato, tutti dicevano che c'era. Ma io sapevo dal Signore dopo la terza guercia. Allora io ho accompagnato tante volte la Madre Speranza in queste guerce che veniva a pregare. E un giorno io stavo a scuola e era venuta con delle suore. Le suore raccontano che la madre è caduta per terra e è andata in estasi, proprio qui. E la madre, finita all'estasi, ha raccontato alle suore, figlie mie, adesso il Signore con il piede mi ha fatto una croce per terra e mi ha indicato dove dovevo scavare. Adesso il Signore ha detto che qui devo scavare e qui trovo l'acqua. Era proprio questo punto qui. E quindi dopo hanno fatto questo pozzo romano, poi anche qui veniva poca acqua. La madre dice, là c'è sorgente, ce n'è una, sarà ancora più sotto. Ma qui il mio ingegnere non sbaglia niente, sicuramente qui c'è l'acqua. Era il Signore Gesù. Era il Signore, sì. E allora hanno chiamato questa ditta di Verona, ma anche questo diceva, ma qui è tutta argilla, una collina di argilla. Anche loro avevano, la madre ha detto, ma il mio ingegnere mi ha detto che qui l'acqua c'è e quindi lui non sbaglia niente. E alla fine questo, hanno fatto un documento che la madre pagava tanto per metro. Hanno incominciato a scavare e a 122 metri hanno trovato un fiume sotterraneo di acqua, una falda acquifera alta 6 metri. E io, quando hanno trovato l'acqua, sono andata a chiamare Mare Speranza, perché la dovevo portare a Todi. E Mare Speranza mi ha detto, Pietro, quando vai a prendere la macchina, perché la macchina, il garage stava dalle suore, di là. Dice, quando vai a prendere la macchina, passa al pozzo, vedi a quanti metri si trova di profondità l'acqua. E allora io dovevo prendere la macchina perché la dovevo accompagnare a Todi, ma vengo qui per rispettare l'ordine di Mare Speranza. Qui c'era Bruno che stava scavando il pozzo e dico a Bruno, Bruno, Mare Speranza vuole sapere a quanti metri ti trovi? Allora lui mi ha detto, Pietro, sono arrivato a 122 metri. E adesso ho trovato un fiume sotterraneo d'acqua. Sta Madre Speranza ci aveva ragione, che qui ci deve stare un fiume sotterraneo. Adesso ho trovato proprio questo punto dove Madre Speranza, secondo il suo ingegnere, sicuramente avrebbe trovato l'acqua. Quindi ha fatto capire che era un fiume sotterraneo, perché gli è scesa la trivella liberamente 6 metri. Quindi l'altezza di questo fiume sotterraneo era di 6 metri. Quindi è profondo. E quindi sì. E dopo, quindi, lui ha seguitato lì. Allora gli ho detto, Bruno, adesso vado a chiamare Mare Speranza, chissà se vuole qui. No, falla venire. Allora sono andato di lì a chiamare Mare Speranza. La suora, quando io volevo entrare subito dentro, mi ha detto la suora, ma lì c'è l'ultima persona che sta a parlare con Mare Speranza, che la madre parlava con le persone, 50 al mattino e 50 persone alla sera, 100 persone al giorno. La madre visitavano, accoglieva, sì, ci parlava e via dicendo. Allora mi ha detto, c'è l'ultima persona, aspettate un po'. Quindi ho aspettato questi 5-10 minuti. Quando uscita vado a Mario, dico, madre, io la macchina non l'ho presa stasera, però perché sono andato da Bruno, dove lei mi ha detto voleva sapere a quale profondità, ma Bruno ha trovato un fiume sotterraneo d'acqua, davvero, meno male. Dico, madre, se vuoi io l'accompagno. Allora io ho accompagnato Mare Speranza fino lì a 10 metri, che era tutto fanghiglia che stava a fare lo sputo. Poi sono venuti parecchi suori, i sacerdoti, perché si è sparsa la voce che aveva trovato l'acqua. E come la madre stava lì, appoggiata a me, all'improvviso cade per terra e va in estasi. Va in estasi, gli appare il Signore, è durato parecchio tempo. Bruno, mi ricordo, che ha dovuto spegnere il motore, che pare giro il confessore, non si sentiva la voce della madre perché i motori erano
potenti e dava fastidio, noi capivamo poco le parole. Allora ha dovuto spegnere i motori e anche lui si è venuto lì con noi a sentire l'estasi della madre, che gli diceva: figlio mio, finalmente mi ha fatto trovare l'acqua, ti ringrazio tanto. E se lei mi legge, ecco, questo... Adesso le leggo che cosa è scritto rispetto, che cosa insomma il Signore ha detto a Madre Speranza rispetto a questo pozzo, a quest'acqua. In estasi Madre Speranza diceva: ti ringrazio Signore, dà la virtù a quest'acqua di guarire il cancro e la paralisi, una figura del peccato mortale e l'altra del peccato abituale. Il cancro uccide l'uomo, lo disfa, la paralisi invece lo rende inabile, non lo fa camminare, dà l'acqua la virtù di guarire i malati poveri che non hanno mezzi, anche con una sola goccia d'acqua. Sia questa acqua, o Signore, la figura della tua grazia e della tua misericordia. In conclusione, l'acqua del santuario è un segno della grazia, è uno strumento della misericordia del Signore, il quale vuole manifestarsi ancora una volta come un medico dei corpi e delle anime. Nel Vangelo sappiamo: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Queste quindi sono le parole che disse la Madre Speranza durante l'estasi. Adesso ci siamo trasferiti presso il santuario, il primo santuario nel mondo dell'amore misericordioso. Ci troviamo di fronte a questo crocifisso meraviglioso con Pietro Jacopini, colui che ha vissuto quasi 35 anni con Madre Speranza. Pietro, come mai questa immagine di Cristo? Madre Speranza ci diceva sempre: io ho fatto questo crocifisso come il Signore in Spagna, lei stava a Madrid nel 1931 e io sono nato proprio nel 1931, pensi un po' che coincidenza, no? Dice: io in quell'anno il Signore, quando noi dicevamo: madre, ma lei come vede il Signore? E la madre ci diceva: come vedo te, così vedo il Signore, solo che quando vedo Lui è di una bellezza tale che non vedo l'ora di morire per rimanere sempre con Lui, perché quando il Signore mi va via, per me è come se vivessi in purgatorio, perché ho un desiderio enorme di vivere con Lui. Ecco perché la madre faceva tante penitenze, aveva le stime dei cilici, una donna di tanta sofferenza, chiedeva al Signore in estasi sempre: Gesù mio, fammi soffrire tanto, non aver pietà del mio corpo. Qualche volta venivano persone ammalate e la madre in estasi al Signore gli diceva: quello è il tumore di quella persona, dalla a me, figlio mio, che quella c'ha i figlioli e via di seguito. Ecco, proprio era innamorata pazza del Signore, Madre Speranza. Ecco, allora lei ci diceva che una volta a Madrid gli apparse il Signore in croce e gli ha detto: questa è l'immagine che tu, quando andrai in Italia, in un bosco dove i cacciatori adesso vanno a caccia a prendere gli uccelli, io ci voglio prendere le anime. E tu, in questo santuario, ci dovrà mettere questo crocifisso. E poi un ebreo farà da posa. Devi chiamare come scultore il tuo parente Cugliotte Valera, che era un parente di Madre Speranza. Allora la madre ha detto: finita questa visione, io sono andato dal mio parente e gli ho raccontato tutto, come ho visto questo Signore. Io ho visto il Signore con gli occhi aperti, nel momento che dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi ho visto un volto sereno, perché il Signore
ci diceva: non è morto come un condannato, ma come una vittima, sofferto vittima in riparazione dei peccati dell'umanità. Qui con la madre, io qui in estasi l'ho vista tante volte, con tanti fatti straordinari. E io, siccome il tempo ne abbiamo poco, ve ne racconto almeno due. Il primo miracolo, io stavo giù in fondo alla porta, la madre veniva con le suore della cucina. Era quattro suore della cucina con Madre Speranza. Le quattro suore spagnole, giovani, si sono messe subito in ginocchio per le preghiere del rosario. La Madre Speranza, con le stimmate, camminava piano piano. Quando è passata davanti a me, io stavo giù in fondo alla porta, mi casca la madre per terra, una botta con le ginocchia fatto, e io lì per lì mi sono impaurito. Qui la madre ha avuto un infarto. Stavo in piedi, sono andato a prenderla. Ma quando ero andato lì davanti, ho visto che aveva le mani giunte e stava in estasi, parlava col Signore. Allora mi sono messo in ginocchio e poi sono venuto i sacerdoti. Poi queste ultime suore si sono alzate anche loro. Eravamo una ventina intorno alla madre, io però stavo a fianco. E la madre diceva questo. La madre, quando andava in estasi, lo chiamava figlio mio. E allora la madre in estasi gli diceva: figlio mio, mi devi scusare che vengo in ritardo in chiesa, ma la superiore, con le suore della cucina, questa sera mi hanno portato nella dispensa, vicino alla cucina, e mi ha fatto vedere che il serbatoio dell'olio è vuoto, me l'hanno aperto, e poi mi ha fatto vedere anche le bottiglie che erano vuote. E la superiore è una settimana che mi sta chiedendo l'olio. Io gli dico sempre di pregare. Io aspetto che tu, figlio mio, gli dà una bella benedizione e mi moltiplichi l'olio. Perché quando stavo in Spagna mi moltiplicavi sempre i viveri. E adesso invece che fai? Mi devi aiutare anche qui. Perché anche qui ho bisogno di te. Perché le suore lavorano fino a mezzanotte. Perché lavoravano per la Luisa Spagnoli, facevano le maglie. E le suore lavoravano tanto anche perché sapevano che il Signore dalla madre gli ha chiesto che doveva fare questo santuario con le opere. E allora la madre dice: figlio mio, lì prima a lavorare siamo noi, dobbiamo sudare perché il Signore vuole questo santuario e noi ci dobbiamo mettere il massimo impegno. E le suore hanno lavorato tanto, lavoravano fino a mezzanotte, qualcuno anche a luna. E Madre Speranza delle nottate intere faceva, non toccava nemmeno il letto. Era un lavoro continuo, che la madre voleva il lavoro, ecco. Però quando arrivavano i conti, quando erano grossi grossi, capito? Non ce la faceva, è logico. Allora la madre gli diceva al Signore, dice: tu sai che le suore lavorano tanto e quello che guadagnano non basta. Per pagare gli operai. Ma per la cucina pensaci tu, perché in Spagna, quando avevo tutti quei bambini, mi moltiplicavi sempre i viveri, mi pagavi i conti. E adesso qui mi devi fare la stessa cosa, perché tu sei così grande, mi che chiedi tutte fare? Cose grandi. Quindi? Ma io sono una povera suora, non c'è niente. Pensaci tu. Insomma, state quasi un'ora sempre a chiedere quest'olio. Pensaci tu, poi silenzio, parlava il Signore, ma noi quello che il Signore diceva non sentivamo niente. Però dalla madre si capiva di che si trattava. E quella sera abbiamo tutti capito che stava a chiedere l'olio. Dopo un'ora, era le 8, dalle 7 alle 8, era l'ora della cena e alla fine il Signore è andato via. Quindi ha dato il tempo per andare di sotto a mangiare, no? Che il Signore sa tutto e vede tutto. E quando il Signore è andato via, le suore hanno visto l'orologio che era alle 8 passate, sono scappate tutte per andare in cucina a preparare la cena. Io mi sono fermato con Madre Speranza, c'era 5-6 sacerdoti e c'era anche il parigino che era il confessore, che gli diceva la madre: allora madre, dice, quest'olio il Signore che ti ha detto, te lo moltiplico o no? E la madre gli diceva: dice, padre, in Spagna mi ha aiutato tanto, ma anche qui mi sta aiutando. Sicuramente mi aiuterà perché lui vede tutto e sa tutto. L'importante è che noi dobbiamo lavorare, perché guai se facciamo l'osio. E la madre dava l'esempio che lavorava giorno e notte. Conclusione, dopo pochi minuti sentiamo strillare. Allora io a quei tempi ero un baldo giovanotto, cioè avevo 24 anni, certo. Adesso ne ho 87, sono vecchio e rimbambito. Non è vero. Però questi fatti me li ricordo, no, bene, benissimo, che ti rimane nel cuore.
che quando abbiamo sentito strillare in cucina, sia Parigino che Maria Speranza a me mi dice: Pedro, vai di sotto a vedere che succede, che le suore strillano tanto. Allora io ho lasciato tutto, di corsa vado giù perché mi piaceva stare con la madre a sentire la madre, però mi ha mandato a vedere. Come vado in cucina, incontro la superiora che gli dico: madre, ma perché strillate così? Maria Speranza mi manda qui a vedere che succede. La superiore mi ha detto: Pietro, ma tu stavi vicino a Maria Speranza e non hai capito niente? Io gli ho risposto: Mario, che devo capire? La madre stava a chiedere l'olio al Signore. Ma noi, prima di venire in chiesa, gli abbiamo aperto il serbatoio e gli abbiamo fatto vedere che è chiuso, che è vuoto, anche le bottiglie vuote. E adesso gli abbiamo detto alla madre che stasera non c'è niente come accondimento. Quella. E la madre, come al solito, dice: adesso andiamo a pregare. E siamo venuti qui a pregare. Tu hai sentito che la madre stava a chiedere l'olio? Ma noi adesso siamo venuti a preparare la cena, dal serbatoio usciva un po' d'olio. E che succede? Quest'olio dove viene? Abbiamo aperto il serbatoio, era pieno d'olio. E anche le bottiglie si erano tutto l'olio pieno. Allora dice: ecco perché abbiamo gridato, perché qui il Signore ha fatto sto miracolo. Ma io che ero incredulo, questo è stato uno dei primi fatti che ho toccato con mano, quindi me lo ricordo bene. Ci ho voluto mettere le mani dentro, perché per io facevo scuola di matematica, dico: l'olio con l'acqua, l'olio va a galla e l'acqua rimane sotto. Dico: non vorrei che queste suore spagnole ci imbrogliano. Questo era all'inizio, no? Ci ho voluto mettere sta mano destra, l'ho messa dentro, la tiro fuori, era pieno d'olio. E allora sono venuto di corsa e gli ho detto alla madre: madre, come dica al Signore, basta, perché ha moltiplicato tutto l'olio, il serbatoio è pieno, ci ho messo anche la mano qui. Dico: gli dica basta, perché se incomincia a crescere ancora c'è il pericolo che allaga tutta la dispensa. Allora quella sera è venuta Maria Speranza, i sacerdoti, tutti hanno visto il serbatoio pieno d'olio. E tu davanti a questi fatti rimani scioccato. E io quella notte l'ho passato in bianco. E da lì ho cominciato a credere che questa suora parla veramente con il Signore. Perché stava a chiedere l'olio, giù l'olio si è moltiplicato. Ma in estasi vede veramente il Signore. E di questi fatti... Veniamo adesso all'altro fatto. Un altro fatto, ecco, perché almeno due ne voglio raccontare. A quello del vescovo e poi c'è... Ecco, un altro fatto molto importante è stato questo del vescovo. Perché erano testimoni, questa cappellina era piena di sacerdoti. Era morto il vescovo di Todi. Adesso vi racconto, magari cerco di essere conciso, breve. Ecco, la storia del vescovo. Io ero con Parigino a parlare di un problema, di un ragazzo che la mamma si era operata per portarlo all'ospedale. Si parlava di queste cose. Mentre stavamo a parlare nel corridoio, dopo pochi minuti viene Maria Speranza e la madre parla con Parigino, che era il suo padre spirituale, il confessore. Io stavo lì, Parigino non mi ha mandato via, mi sono fermato. E la madre ha detto a Parigino: padre, se lei c'ha un po' di tempo, mi dovreste accompagnare a Todi, perché io questa mattina devo andare a parlare col vescovo. Questa notte il Signore mi ha detto che il vescovo, Monsignor De Santis di Todi, c'ha un tumore e fra pochi giorni, mi ha detto, il Signore se lo porta via, perché è da anni che ce l'ha, non se lo cura, ormai è arrivata la fine. E il Signore gli ha detto: vai subito a Todi domani mattino, chiedi al vescovo che questa cappella, con il crocifisso che tu hai messo, questo deve essere il primo santuario del mondo dedicato al mio amore misericordioso. E se tu lo vai a chiedere al vescovo, il vescovo ti dirà subito di sì. E io gli darò la ricompensa nel santuario stesso. E allora il Parigino ha detto: madre, se il Signore vuole così, io ho altri impegni, fare. Ma diamo subito dal vescovo. Io sono andato a far scuola e Parigino l'ha portata a Todi. Però Parigino a me mi ha detto: Pietro, mi raccomando, tu che sei un chiacchierone, non dire a nessuno che il vescovo c'ha un tumore, che muore, perché la madre ha parlato a me che sono confessore, ma tu cerca di essere intelligente, stai zitto. E io non l'ho detto a nessuno. Adesso lo racconto per dar gloria al Signore, che questi sono fatti meravigliosi.
di un valore inestimabile. Sapere. Queste sono fatte da sbalordire. Quindi io lo sapevo circa 15 giorni prima che lui morisse. Io già sapevo tutta questa storia. Allora la madre è andata a Todi. Quando è tornata, a mezzogiorno ci ha chiamato alla comunità, quindi c'era anch'io, e ci ha detto: figli miei, stamattina ho parlato col vescovo e il vescovo mi ha detto che domenica pomeriggio verrà a dare l'approvazione qui al santuario, perché questa cappellina sarà dichiarata santuario e questo sarà il primo santuario del mondo dell'amore misericordioso. Ne ho parlato col vescovo e il vescovo mi ha detto: volentieri ti darò l'approvazione, però io, Madre Speranza, sto tanto tanto male. E io: tu lo vuoi subito, ma te devi aspettare un po' di giorni. Io per domenica pomeriggio preparo i documenti e ti darò l'approvazione, che io ho capito che questa devozione all'amore misericordioso è importantissima. E il vescovo De Santis era un bravo vescovo, un santo vescovo. Io l'ho conosciuto bene, era veramente bravo. E alla madre gli voleva tanto bene, alla congregazione. Poi lui l'ha accettata anche nella sua diocesi, quindi è stato un vescovo veramente bravo. E il Signore gli ha dato la ricompensa che meritava. E adesso vi racconto tutto il fatto. Allora la madre ci ha detto: quando il vescovo mi ha detto che stava tanto male, non gli ho detto che doveva morire. Se no, se glielo dicevo, gli prendevo un infarto, mi moriva prima del tempo. Gli ho dovuto prendere una scusa. E gli ho detto: eccellenza, ma se lei sta tanto male, ci sono i medici, va a passare una visita medica. Però dopo ti devi curare, non ti devi trascurare. Vedrai che poi ti rimetterai bene. Quindi l'ho lasciato tranquillo. Però lui lo sa che mi ha detto: Madre Speranza, prima voglio venire a Colle Valenza a dare l'approvazione al santuario e lunedì andrò all'ospedale a fare la visita medica. Però mi raccomando tanto alle tue preghiere. Ci siamo lasciati così. Domenica viene. Infatti così è avvenuto. La domenica, in quest'ampone, il vescovo ha proclamato davanti a tutto il popolo: da oggi in poi questa cappella si chiamerà santuario dedicato a Gesù, amore misericordioso. Quindi ha dato l'approvazione, ha lasciato i documenti e tutto. Il lunedì, come aveva preso gli accordi con Maria Speranza, è andato all'ospedale, si è fatto coraggio, è andato all'ospedale. Gli fanno le lastre, i controlli, gli hanno trovato un tumore diffuso in tutto il corpo. Era in metastasi. Sì, sì, proprio grave. E il dottore, conoscendo Parigino, gli ha telefonato e gli ha detto: sentite, voi che state con Madre Speranza, ditegli che il vescovo è gravissimo, è venuto all'ospedale, ma c'ha un tumore diffuso in tutto il corpo, c'ha i giorni contati, è finito. Quindi ci vuole un miracolo. Madre Speranza che parla con il Signore, ditegli che chiedo un miracolo, ma qui ci vuole un vero miracolo. Parigino sapeva tutto, ma il dottore non gli ha detto niente. Al dottore gli ha detto: adesso appena vedo Madre Speranza glielo dirò subito. Ma lui, Parigino, già sapeva tutto. E va subito dalla madre e glielo dice. E la madre gli ha detto: senti, dato che tu conosci bene il primario, gli devi dire che vada all'ospedale, ma non a Perugia. Lo devi mandare all'ospedale di Roma, perché quando muore all'ospedale di Roma, la prima messa gliela possiamo dire qui al santuario. Perché il Signore mi ha detto: lui ti darà l'approvazione al santuario e io nel santuario gli darò la ricompensa. E allora ecco che Parigino ha telefonato lì e gli ha detto: guarda, secondo Madre Speranza consiglia di mandarlo a Roma, perché a Roma sono più preparati per curarlo, dato che è una cosa grave. E l'hanno mandato subito a Roma. Il giorno dopo l'hanno mandato a Roma. Papa Roncalli era compagno di scuola. Quando ha saputo che era ricoverato in clinica e era grave, l'ha andato a trovare. Il segretario ci ha detto che sono stati a parlare quei 20 minuti che Papa Ste, sempre di Colle Valenza e di Madre Speranza, perché il vescovo gli ha detto: io ho dato pochi giorni fa l'approvazione a Madre Speranza come santuario dell'amore misericordioso, però non ho avuto il tempo per comunicarla a Roma, perché io poi mi hanno ricoverato all'ospedale e non quindi lui si tempo. Sentiva un po' in colpa, però ma Papa Giovanni, buono con me, gli ha detto: hai fatto benissimo,
perché nella nostra Chiesa Cattolica un santuario dedicato all'amore misericordioso non ce l'abbiamo. Questo è il primo santuario del mondo dedicato all'amore misericordioso. Bravo, hai fatto bene. E dopo qualche giorno della visita del Papa è morto. Come poi è morto, Madre Speranza ha preso tutti i permessi perché dice la barra da Roma per passare, per andare a Todi deve passare qua alle Valenza. Dice la prima messa gliela facciamo dire qui perché la madre sapeva che qui il Signore gli dava la ricompensa. Allora andiamo alla finale. Arriva la sera, verso le 6, arriva la bara e la bara la mettono qui, proprio qui, nel santuario. Di fronte all'altare. Ecco, di fronte all'altare. Qui era pieno di sacerdoti, saranno stati un centinaio, molti stavano in piedi. Al primo banco c'era, là in fondo c'era il prefetto di Perugia, poi tutte le autorità civili e militari. Madre Speranza stava nascosta in quell'angolo là, con una ventina di suore, e qui in piedi c'erano i ragazzi. Io mi sono messo in mezzo alle suore, perché sapendo tutta la storia, ma non l'ho detta a nessuno, dico qui durante la messa succede qualche cosa. Allora, questo è successo. Comincia la messa, dopo 7, 8, 10 minuti, la madre va in estasi. E la madre ci ha raccontato che gli è apparso il Signore e gli ha detto, figlia mia, ti faccio vedere con quanta gloria questo vescovo entra in paradiso perché ha dato l'approvazione al primo santuario del mondo dell'amore misericordioso, dove qui verranno pellegrini da tutto il mondo. E poi la madre ha detto, il Signore mi ha preparato, mi ha spiegato e poi lui è scomparso. Ma dopo pochi minuti mi appare il corpo glorioso del vescovo, il vescovo che stava in paradiso. E la madre si è messa a gridare e qui tutti l'hanno sentito. Di là c'era il prefetto che gli usciva le lacrime, i sacerdoti che piangevano. Io vedevo tutto che stavo in piedi. E poi ho dovuto con altri a fare come un passamano perché tutti volevano andare a vedere la madre, sentiva anche la madre gridava. Vedendo il vescovo gli diceva, eccellenza, quanto sei bello, prega per noi che stiamo sulla terra, tu sei bellissimo, e tutte queste cose, tutti questi complimenti. Ma dopo un po' ho cominciato a parlare il vescovo. La madre ci ha raccontato, perché noi sentivamo solo la voce di Madre Speranza, del Signore non si vedeva e non si sentiva niente. Quello lì dopo la madre ce l'ha raccontato. Quello che diceva. Che, ecco, poi la madre ci ha raccontato che il vescovo, quando ha parlato lui, mi ha detto, Madre Speranza, il Signore mi manda da te a ringraziarti perché tu mi hai dato la possibilità di dare l'approvazione a questo santuario. E il Signore è stato contentissimo che ho dato l'approvazione a questo santuario. E adesso per tutta l'eternità avrò questa grande gloria. Pregherò per te, per la congregazione e per tutti i pellegrini che vengono qui a Colle Valenza. Però ti devo dire che io fino adesso sono stato in purgatorio e ho sofferto tanto, tanto, tanto. La madre ci ha detto, me l'ha detto 3-4 volte che ha sofferto tanto. E noi abbiamo sentito la risposta. La madre gli ha detto, eccellenza, lei ieri è morta a Roma. Stasera stiamo a celebrare la messa da morto. Sono 2 giorni che lei è morto. Perché mi dici che ha sofferto tanto? Tutta questa sofferenza. E il vescovo gli ha risposto, Madre Speranza, il tempo dell'aldilà non è uguale al tempo che si vive sulla terra. Io ho sofferto molto, molto di più in questi 2 giorni di purgatorio che non gli 80 anni che ho vissuto sulla terra. Devi dire a tutti che l'aldilà esiste, Dio c'è. E sulla terra una sola cosa è importante, lo devi dire a tutti, ai sacerdoti soprattutto, ma anche ai pellegrini che vengono da te. A tutti devi dire che l'aldilà Dio esiste e su questa terra una sola cosa è importante, amare il Signore, tutto il resto non serve a niente. Amare il Signore, amare il prossimo. Il prossimo, tutto. Allora noi alla sera eravamo molto impauriti, compreso me con i sacerdoti. Dopo cena, Padre Gino
ha obbligato a Mari Speranza, dice, padre, abbiamo sentito l'estasi, abbiamo sentito la voce sua, ma non la voce del vescovo, deve essere così brava da raccontarcelo, faccio sto regalo. E quella sera la madre, dopo cena, siamo stati con la madre, c'era una decina di sacerdoti e io che faccio parte della comunità. Allora siamo stati quasi 2 ore, qui vi racconto l'essenziale. Allora Parigino ha detto, madre, raccontaci tutto, perché qui siamo tutti spaventati, abbiamo capito che il vescovo è stato 2 giorni in purgatorio dalle parole che le ha detto, e lui dice che ha sofferto più in questi 2 giorni che non gli 80 anni. Cioè, raccontaci un po' com'è questa storia. Allora la madre, ecco, ci ha ripetuto quello che già ho detto, però la madre ha detto, figli miei, non dovete aver paura di morire, perché, dice, noi siamo composti di corpo e di anima. Quando si muore, il corpo va al macero e della terra rimane sulla terra. L'anima è di Dio e l'anima si presenta a Dio. Quando si muore, tutti ci presenteremo davanti a Dio. Ma voi non dovete aver paura, perché noi abbiamo il Signore che è morto sulla croce. Ci vuole tutto in paradiso, è un padre che ci aspetta per darci il paradiso. E lui è venuto sulla terra per riparare tutti i nostri peccati. Quindi tutti andremo in paradiso, chi ci vuole andare tutti ci andiamo. Certo, la pena, la purificazione è più o meno lunga in proporzione di come abbiamo vissuto sulla terra. Qui la cosa migliore è amare il Signore. Quindi però, dobbiamo amare tutti il Signore, tutti amare quanti, il prossimo. Però nonostante ciò, dice, dobbiamo stare sereni perché il Signore ci vuole tutti in paradiso. È morto sulla croce apposta, il più grande peccatore, diceva Maria Speranza, che andrà, chiede perdono al Signore, in paradiso ci andrà sicuramente. Ma però su questa terra ci sono alcuni che odiano Dio e questi non chiedono perdono nemmeno in punto di morte, perché odiano Dio. Questi sono i veri disgraziati, perché quando moriranno l'anima vedranno che Dio esiste, ma loro sulla terra l'hanno sempre odiato e non lo vedranno mai più. E quello è l'inferno, non vedere più Dio. Hanno visto che Dio esiste, Dio c'è, ma loro sulla terra, questo periodo di prova che il Signore ci dà, ecco, quindi non dovete aver paura. E la madre diceva, io non vedo l'ora di morire per stare vicino a Lui, perché per quando mi presente che lo vedo, quindi non dovete aver paura. Perché, quindi dobbiamo amare il Signore, il prossimo. Ecco, poi ecco, concludo dicendo che la madre, poi, questa è una frase bella che ci ha detto, se ha un'anima del purgatorio, gli dite, vuoi tornare sulla terra? Ti dirà tutti di no, vuole rimanere in purgatorio, che una volta che hanno visto Dio, sono innamorate di Lui e vogliono purificarsi e poi dopo andranno in paradiso. Quindi parole anche quelli che stanno Pietro. In purgatorio, ecco, questi sono fatti meravigliosi. E qui si capisce che amare Speranza è stato un gigante di santità. Ecco. È veramente un gigante di santità. Quindi devono venire tutti quelli che soffrono, sofferenti nell'anima e nel corpo, che qui guariranno. Thank you.
Thank you.